Ci troviamo al Museo Mirabile per una manifestazione per il ringraziamento della raccolta del grano. Benvenuti a tutti, ci troviamo al Museo Mirabile di Marsala, io sono l'avvocato Rossella Mirabile, presidente dell'associazione Museo Mirabile di Marsala. Questa sera si riuniranno qui la corale Communio Corpus Domini diretta da Rita Lograsso e Giusy Trapani e il coro Gospel Sound and Voices in occasione della celebrazione che sarà tenuta da Don Tommaso Lombardo proprio per ricordare i riti di ringraziamento al termine del mese di giugno dopo la raccolta del grano. Come avveniva appunto nella nostra tradizione contadina siciliana. Questa sera appunto la messa celebrata da Don Tommaso verrà animata dalle due corali, i componenti dei vari gruppi, all'incirca 80 persone, hanno colto l'occasione per la visita al Museo Mirabile e dopo la celebrazione, quindi il momento conviviale con i canti, ci sarà appunto un momento di festeggiamento con varie dolci ed altre pietanze. Grazie, arrivederci. Chiamo le cose belle e ricordiamo le cose brutte. Sera. Chi ha scelto i discepoli? Si sono scelti? Il seme, lo pianto, lo semino dove decide il seme o decide il contadino? Gesù li mandò davanti a sé dove lui era diretto, quindi significa che non era una scelta dei discepoli. Come il seme non sceglie. Il seme che viene seminato, tutto nasce a secondo del terreno. Loro che sono andati ad evangelizzare e hanno portato la parola, hanno portato tutti frutto? No. Quando sono ritornati hanno trovato la gioia? Sì. Quando il grano cresce, diventa spigo e viene raccolto, non restituisce la gioia? Vedete che bellissima similitudine. E allora se noi dovessimo scegliere chi essere oggi, dovremmo scegliere di essere un chicco di grano nelle mani di un contadino, perché possa scegliere dove io essere seminato perché porti frutto. Ma lo faremo noi questo nella nostra vita? Perché io a volte, quando mi cambiano anche mezza virgola della mia vita, faccio fatica, perché magari mi toglie il tempo, mi toglie la libertà, non mi piace, mi piace, non ci voglio andare. Ne abbiamo grano? Sì. Allora io farei così, a conclusione, diamo un chicco di grano ciascuno, perché ciascuno possa ricordare questo momento e lo possa seminare nel terreno dove lui vuole, imparando ad avere la pazienza nel saper attendere questa crescita. Va bene? E quando è il periodo della semina? Ma io so di una donna che una volta ha detto: voglio una rosa a dicembre. E quindi è vero, ogni frutto ha suo tempo, ma il Signore riesce anche a scrivere dritto nelle righe storte dei loro. Bravissimo. Auguri, buon cammino. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, che è salito al cielo, sia alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita nuova del Cristo tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori. Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Redentore nostro. Per mezzo di Lui cielo, cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati, o Padre, dei nostri fratelli, e in modo particolare ti affidiamo tutte le mamme e i papà che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto eucaristico, io direi, se Giussi è d'accordo, di cantarlo il Padre Nostro. Aspetta. Sia santificato il nome tuo.
Taci farà la promessa, salvato. So.
nostro Signore. Amen. Prima della benedizione finale, per come ho detto durante l'omelia, vi consegno un chicco di grano. Soltanto uno ne consegnerò due, uno per me e uno per lui. E poi quando la spiga è pronta me la porto a Sant'Anna. Allora, qualcosa di così piccolo può fare grandi cose.